ma devo fare un video molto bene. Allora, in questo video ci saranno cose veramente trashissimissime e gadget antiregolarissimi. Allora, il primo è questo, che è un bellissimo grattaschiena telescopico per grattarsi. Oh, che brutto! Per grattarsi senza dire a uno più destra, più sinistra, pensa lì, lì, lì. Bellissimo, poi anche qua per la testa. Oh, che bellitudine. È assolutamente bellerrimo. Cioè, io me lo metto in borsa questo, quando ho quei pruriti che dico L'unica cosa è che all'inizio, se lo prenderete mai, lavate le punte, perché io non me ne sono accorta, forse ancora adesso macchia, faccio vedere, voi vi grattate, non ho macchia più, e faceva tutte delle righe grigie perché forse era sporco qua in punta, e vabbè, però a parte questo dettaglio, molto molto fico, volendo potete anche usarlo all'interno dell'ano, lo fate bello lungo e sì, molto bello. Poi ho preso questi cazzilli che sono gli Stretch and Fresh, e in teoria nella pubblicità dovevano essere delle pellicole infinite. Che faccia devastata, madonna mia. Vabbè, praticamente sono questi cazzilli che sembrano degli assorbenti trasparenti, e guardate come fuzzicano. Avete qua dentro qualcosa? Che ne so, un contenitore con uno smalto, ovviamente roba liquida o cibo. Ci mettete questo, tirate e non attacca un cazzo di niente. Forse magari ne serve uno più piccolo. Proviamo questo. Questo qui lo tendiamo. Ma che è sta cagata? Ah, ma è una merda. Che bello. Ecco. No, manco per il cazzo. Adesso cosa ci ha rotto il cazzo, quindi facciamolo a vuoto. Ma come si usa? Ma dai, ma che merda. No, ora è una questione di principio. Finché non si appiccica, vado avanti. Ecco. Allora la parte rugosa va fuori. Vedete? Vi serve? Stappate. Questo coso mi cade in terra, ma tipo now. Sì, che figata. Plom plom. Bellissimo, sì, si piace. Dovete prendervi una laurea praticamente in ingegneria per saperli usare, ma che stica. Poi ho preso questo, il Dermacol, grazie al suggerimento di Californian Cree, numero 211. Questo ce l'ho adesso. Adesso addosso, da tipo stamattina, e ora sono le 2 di notte, immaginate, e ancora un minimo regge. E il rossetto invece non regge, perché ce l'ho anche questo da 1000 ore, abbiamo fatto anche dei video con Dani fino a poco fa, ma io non curante faccio un altro video, yeah! In uno stato di una pietanza estrema. La pietanza nel senso che faccio pietà, non nel senso che bisogna mangiare. Poi questo, non so perché l'ho preso, ma era troppo bello per non averlo. È un allena collo e va puntato così. Mettete il collo e dovete fare così. E taglia unghie. E per allenarlo ancora di più dovete fare così. Giuro, non sto scherzando, dovete fare così. Che immagine terribile. E questo dovrebbe farvi diventare un collo tonicissimo. In realtà l'ho preso solo perché era trash da provare. Vabbè. Questa canotta, che è tutta sminchiolata, molto bene, con i bottoni laterali, niente più e niente meno. Poi questa che fa veramente cagare. Ma come si fa a scegliere una canottiera così? Io veramente mi drogo non male, ma di più. Sono stanca. Dai, ce la puoi fare, stile. Ecco. Così. Cos'è? Vedete, c'è una cerniera e poi c'è sto smandrappato qua davanti, orribile. Il colore però è carina. Poi questo, ovviamente, sempre di ziniglia. Sapete che ormai la ziniglia fa parte di me. Colore figernimo. Ed è un vestito. Ah, che bello. E questa, come cazzo, eh?
così, liscia, canottiera normale davanti e dietro c'ha questo scollo tutto XXoso e c'è una scollatura laterale che praticamente se vi girate di scatto il capezzolo fa ciao sono qui, è molto bello. E infine questo che è un cazzillo per fare le patate a spirale. Se volete un video in cui le faccio e le cucino e faccio un'incuzina con la loffina, incuzina con la loffina, bello, ti piace? Fatemelo sapere che le proverò, altrimenti non saprete mai se effettivamente vengono spiralose. Bene, questo è tutto, ciao alla fine. Cosa?